Presidente, parliamo delle linee guida per la prevenzione sismica. Quali sono? Ma noi oggi in effetti facciamo una presentazione che è un'anticipazione della giornata nazionale della sismica, che è il 30 settembre. Oggi è un'anticipazione che facciamo con i nostri iscritti, gli architetti della provincia di Avellino, per informarli e coordinarci sui lavori da fare nelle piazze della nostra provincia e nella città di Avellino per il giorno 30. E la negligenza umana a volte, che è appunto l'errore che crea problemi, come il crollo di Genova. Certo, l'Italia purtroppo ha bisogno di prevenzione. Oggi è successo, un mese fa è successo l'imprevedibile, e quindi ha attirato l'attenzione su che cosa significa non fare prevenzione. Per cui dobbiamo un po' ricorreggere il tiro. Abbiamo un patrimonio immobiliare e un patrimonio infrastrutturale in Italia che è impressionante. Basta pensare quanto costano i terremoti in Italia. I terremoti, secondo la Protezione Civile, in Italia costano 3 miliardi e mezzo all'anno. Se poi aggiungiamo i dissesti idrogeologici, le frane e quant'altro, arriviamo a 5 miliardi all'anno che noi spendiamo per non aver fatto la dovuta manutenzione del nostro patrimonio. Allora, la prima bella notizia, innanzitutto secondo me è opportuno sottolinearlo, è la circostanza che abbiano indetto una giornata nazionale della sismica, perché fra tante giornate, effettivamente una giornata e un mese intero in verità, il mese di ottobre, per discutere, insomma c'era una serie di iniziative di prevenzione dal rischio sismico, è già una bellissima notizia per me ed è importante perché noi non dobbiamo mai dimenticarlo. Noi viviamo in un paese a rischio sismico, tutta l'Italia a rischio sismico, tutti i territori degli italiani sono stati classificati a rischio sismico. In Campania e soprattutto in provincia di Avellino abbiamo il rischio comunque più alto, sono tutti comuni a rischio sismico di prima e seconda categoria, quindi noi ci conviviamo da sempre con il rischio sismico. Chi ha vissuto il sisma dell'80 lo ricorda benissimo, e quindi è una convivenza che non deve spaventare, perché se si fa prevenzione e si fa una buona prevenzione ci si convive naturalmente col rischio sismico. In altri paesi è molto normale, cioè non ci si scandalizza, non ci si destabilizza in presenza di una scossa di terremoto. Cosa è mancato fino ad oggi in merito proprio alla prevenzione? C'è stato qualche tassello appunto fondamentale che è mancato? Allora, secondo me è mancato forse un po' di coordinamento, perché in effetti i comuni poi hanno anche lavorato e lavorano bene. Il dato statistico ad esempio della realizzazione e predisposizione dei piani di protezione civile è rassicurante. In Irpino, nel provincia di Avellino, quasi tutti i comuni hanno un piano di protezione civile, quindi i comuni si sono attivati. Probabilmente però si è pensato più a un adempimento burocratico che poi a uno strumento vivo, perché il piano di protezione civile, differentemente da altri strumenti di pianificazione territoriale, è uno strumento a servizio della collettività, cioè è indispensabile per la sua operatività che venga conosciuto sia dall'ente che l'ha adottato, ma soprattutto dai cittadini. Oltre a questo è indispensabile poi che il comune si attivi in maniera anche autonoma, cioè non c'è necessità che si aspetti la regione, che è un'attività autonoma dei comuni che dovrebbero predisporre un'attività di comunicazione del piano, quindi far conoscere il piano ai cittadini, aggiornarlo ogni volta che cambia una condizione territoriale di quel comune e poi anche fare delle esercitazioni di protezione civile, perché così come lo fanno i bambini in tutte le scuole, fanno l'evacuazione per l'incendio o per il terremoto, così è un po' più complicato, ma si fa tranquillamente, e serve un'esercitazione anche a livello di comune, anzi più i comuni sono piccoli e più probabilmente ci si riesce meglio.